come va? Bene, bene, grazie. Tutto bene? Benvenuta. Io credo che i complimenti li dobbiamo fare a ciascuno di voi, che sicuramente avete dato una prova eccellente durante questo periodo di Covid. Tutti voi instancabilmente avete lavorato per far andare avanti l'Italia e il nostro paese. Io ricordo un episodio, sono spesso andata a incontrare alcune delle associazioni che operano sul territorio di Roma, ho visto come smistavate i pacchi, come avete creato dei veri e propri solidi legami con le famiglie che assistevate, e sono venuta anche a vedere come avveniva la distribuzione, anche per farlo vedere a tutte quelle persone che magari non avevano la necessità di usufruire del vostro aiuto. E mi ricordo un episodio, quando siamo andati da una signora, questa signora è scesa, aveva anche difficoltà di deambulazione, ha visto i volontari e si è messa a piangere per la gioia e per la felicità. Vi ha chiamato quello che peraltro siete, i nostri angeli custodi. È stato un momento molto toccante, lo dico dal profondo del cuore. Quindi il mio ringraziamento è chiaramente a nome dell'amministrazione tutta, ma di tutti i romani, quelli che hanno avuto bisogno di voi e che in voi hanno trovato risposte, e quelli che non hanno avuto bisogno di voi ma che sapevano che di fatto costituivate l'ossatura del sistema che ci ha consentito veramente di dare questa prova eccellente in questo periodo drammatico, del quale non si conosceva esattamente la pericolosità o quale sarebbe stata la durata. Ecco, voi ci siete sempre stati, quindi grazie davvero. E questo periodo tante persone si stanno rivolgendo a noi per sapere, per chiedere come si fa a diventare un volontario di protezione civile. Ecco, questa è un'altra notizia che mi riempie d'orgoglio e che immagino vi riempie d'orgoglio, perché con questa prova avete mostrato a tutti che cosa vuol dire essere un volontario di protezione civile e stare vicino alla gente. Quindi grazie e continuate davvero così.